santi anche tutti voi. Addio. E la miseria, che esagerata, ragazzi. Taci. No, dico, se bisogna di fare una confusione, poi ti fai sulla tua roba, vai via. Cioè, taci. Pronto? Plata, risento, cosa vuoi a quest'ora? Certo che sono io a Cazzaniga, mi hai chiamato tu. Cosa? Senti, non ho tempo. Ho quell'appuntamento di cui ti parlavo. Mi raccomando, quell'appuntamento con i danesi per il cioccolato balsamico, me lo sposti, non ce la faccio rientrare. In ufficio tutto bene? Mettete a posto. Oh, scusami, Lateri, sono con un cliente, ti devo lasciare, ciao. Buonasera. Sono venuto per vedere il santo. Permesso. Mi presento. Piacere, molto lieto. Cazzaniga Manlio, della Pubblica Trading Italia. Mi occupo, per conto della mia società, di cura dell'immagine e pubblicità. Marketing. Innanzitutto, mi permetta di fargli i complimenti per il successo della sua operazione, Ma lo sa che lei mi ha messo su proprio una bella attività, Complimenti! Del resto era nell'aria, I tempi erano maturi e voi, tac, avete giocato d'anticipo. Si parla molto di lei, sa? Lei mi sta diventando parecchio famoso. Ecco, proprio per questo ho intrapreso questo lungo pellegrinaggio. Perché siccome lei mi è in una fase di espansione, ha sicuramente bisogno di qualcuno in grado di indicarle delle nuove strategie per rinnovare la sua linea, per ampliare la sua clientela, il suo target di riferimento. Ho già trovato in me tutto quello che voglio. E ora ho smesso di volere. Carino il gadgettino, È giusto comunque, È lavorare su se stessi, è proprio la nostra filosofia, Dare il meglio di noi. Certo. Allora, guardi, io del meglio, oso, le butto lì qualche idea, Ecco, ad esempio, la strada per arrivare fin quassù. Non ci sono indicazioni precise, Da Valle l'Eremo non mi si vede quasi per niente. Ma lo sa lei quanti clienti mi perdi in giro per la montagna, lo sa? E allora? Si potrebbe fare, no? Tutto come un gioco di luci, no? Che mi illumini l'Eremo anche di notte. E poi un bel raggio laser che mi spara sul tetto e verso il cielo, modello stella cometa. È chiaro che io butto lì delle idee, poi ci vediamo, facciamo un bel brainstorming e vedrà che sviluppi. Nel mondo ci sono già tutti i segnali necessari per riconoscere la propria strada. Ma siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda noi due, Certo, è giusto, vuoi vedere il santo? Devi rischiare nell'impresa, rischio d'impresa, certo. Suppongo che sia per questo che non ci sono in giro sue fotografie. Una strategia azzeccata, certo. Però attenzione, perché la linea di tendenza dell'effetto sorpresa mi si sta esaurendo. Allora lei si faccia guidare, mi segua, si concentri, si rilasci, stia con me. Da una luce bianca bagliante, lasciamo intravedere il profilo sottile del suo volto. Lavoriamo sul subliminale che oggi va molto. E poi una frase semplice. Lui c'è, incuriosisce e rassicura. In un secondo momento, pa! Spariamo il suo volto intero, Perché lei, ma si faccia guardare. Ma lei ha un volto. Lei ha un viso con quel che di leggermente femminato, che lei mi fora, lei mi buca lo schermo. Se lo lasci dire uno che se ne intende. Subito dopo, trac, via, una bella linea di gadgettini, che so, magliette con la sua effigie, portachiavi, diari scolastici. Ed è fatta, lei mi campa di rendita per altri 10 anni. Il mondo non ha bisogno di un'altra icona da adorare. È giusto, non ci avevo pensato. Ma io e lei siamo proprio pappe ciccia, Siamo veramente pappe ciccia io e lei. Lei si vuole prendere cura del pellegrino, il suo cliente. Ci sono. Però scusi, mi permetta. Adesso è andato un momento. Perché fargli fare così tanta fatica? Ma lo sa che vita di stenti mi fanno questi qua per arrivare fin quassù? Lo sa? Allora guarda, noi come Publi Trading ci potremmo occupare della loro forma fisica. Poi lei in un secondo momento si occuperà dello spirito. Ma per questi qui poverini
Mangiano male, bacche, locuste, dormono per terra, la ghiaccia con il suo capello, non hanno la toilette, fanno i loro bisogni dove capita, mi si diffondono anche delle brutte malattie infettive. Ma vuol dire, dico io, perché non fare lungo il percorso, che so, dei bungalow, degli chalet, qualche agriturismo, o che so, un ristorantino tipo dal Santo, oppure piccoli centri per il benessere, fitness, meditation, dumbbell junking, sauna, bagno turco. Basta, la prego. Lei è un uomo molto creativo. Grazie. Ma noi non abbiamo bisogno dei suoi servizi. Arrivederci. Mi mette la prova, la scongiuro. Sono padre di famiglia io. La ditta mi ha mandato da lei come ultima spiaggia. E con una casa senza contratto sono fottuto. Sono finito. Mi creda, lei ancora non lo sa. Ma ha bisogno di me. Io per lei potrei fare miracoli. Mi caccia così. Non le faccio neanche un po' di pena. Se considererai sante tutte le persone che incontri, sarai felice. Arrivederci. Puoi ripetermi lo slogan? Se considererai sante tutte le persone che incontri, sarai felice. Arrivederci. Questo mi è piaciuto però, Mi avevo scelto di Lazzari. Pronto, Lazzari, sono io, Cazzaniga. Senti, ho avuto un'idea folgorante, No, con lui è andato male, niente, cosa vuoi? Non mi ha boccato neanche la tecnica del piagnone, cosa vi faccio? No, senti, l'idea è questa. Io e te facciamo un casting, Troviamo la faccia giusta e la lanciamo, Ma cosa c'entra se non è un santo? Il messaggio chiave è che tutti siamo santi, no? Quindi se tu, per me, sei santo, siamo a posto, è per tutti, capito? Qua, adesso io sono qua, scorgo un monte che fa il caso nostro, io vado a fare un sopralluogo, Tu intanto guardati in giro, mi raccomando, acqua in bocca, non dire niente a nessuno, che io e te quest'anno sbanchiamo, hai capito? Coraggio!